Ogni anno, da più di 500 anni, rivivo l'angoscia della mia fine. Sento ancora sulla mia pelle quei giorni. Giorni di sangue, di dolore, di fuoco, di polvere da sparo. Io, Paolo da Monte Stridolo, ero uno dei vassalli più devoti a Sigismondo. Correva l'anno 1445. A quel tempo la nostra rocca di Gradara era governata dall'illustrissimo signore di Rimini, Sigismondo Pandolfo Malatesta, un valente uomo d'armi, un condottiero mai sconfitto in battaglia, conosciuto per i vizi come per le virtù, tanto facile alla munificenza quanto facile all'ira. La rocca di Gradara era una così possente e superba fortificazione da rappresentare un'irresistibile tentazione agli occhi del vicino signore di Pesaro, Francesco Sforza. Nell'ottobre del 1446 i Feltreschi e gli Sforza misero campo a Gradara. Questo episodio fu cagione della mia morte. L'esercito degli Sforza attraversava le nostre terre depredando e bruciando, come era consuetudine. Più di 500 uomini si misero in marcia. Era il 19 ottobre quando l'illustrissimo conte Francesco Sforza con il suo esercito fece piantare una moltitudine di tende a ridosso delle mura della rocca. Costruì bastioni, piazzò bombarde, scavò fossati. Seguirono 43 giorni di battaglia. L'assedio fu terribile. Le nostre truppe, provate dall'assedio, erano sul punto di soccombere, ma poiché la fortuna non sempre aiuta i giusti, ma spesso viene in soccorso degli audaci, Sigismondo Pandolfo Malatesta mi chiamò a sé e mi chiese se io, Paolo da Monte Stridolo, avessi abbastanza animo in corpo per far breccia tra gli assedianti e portare i rinforzi necessari per servire vostra signoria. Mi metteria alla morte mille volte al dì, come vostro partigiano che vi so, e non dimando alla signoria vostra premio alcuno, se non la grazia vostra. Mi preoccupai quindi di mettere insieme un quantitativo di rifornimenti tale da permettere ai gradaresi di resistere ancora per qualche giorno. Ma ora il problema era come portare i rifornimenti dentro al castello. Come potevo forzare il blocco dei nostri nemici? In che modo? Impossibile pensarlo. La soluzione arrivò inaspettata. Quando vidi di fronte a me il capitano della guarnigione, il prode capitano delle nostre truppe che stavano difendendo ormai da più di 30 giorni la rocca di Gradara,
che era riuscito miracolosamente attraverso un passaggio segreto ad uscire dalla fortezza e ad attraversare, senza essere visto, le linee nemiche. Decidemmo insieme come sfruttare quel passaggio per portare i rinforzi dentro le mura. Il capitano avrebbe organizzato, con le ultime energie che i suoi uomini avevano in corpo, una disperata sortita, un ultimo sforzo, l'estremo, che avrebbe permesso di creare un diversivo, consentendo a me e ai miei soldati di oltrepassare il nemico e portare finalmente le vettovaglie. Tutto ebbe inizio la prima notte di luna nuova del mese di novembre del 1446. Con il freddo e la stanchezza che avevano indebolito gli animi dei nostri nemici e il sonno sopraggiunto ai soldati di guardia, la sorpresa fu totale. Una pioggia di fuoco dal cielo si riversò sull'accampamento sforzesco. Le tende cominciarono ad incendiarsi, il panico si diffuse tra i soldati e molti correvano ora da una parte, ora dall'altra, con i secchi in mano, cercando di soffocare le insidiose fiamme. Una piccola squadra di cavalieri venne mandata in avanscoperta, assaggiare le difese degli sforzeschi. Questi, dal canto loro, avevano tremende artiglierie, tra cui bombarde e velenosi schioppetti che, maneggiati anche da umili contadini, erano in grado di uccidere valenti cavalieri. Tutto questo permise a me e i miei soldati di partire con i carri pieni di provviste alla volta del castello. Ma dall'accampamento nemico si distaccò un manipolo di soldati con lo scopo di intercettare il nostro convoglio. Fu allora che i gradaresi dettero un'ulteriore prova del loro valore, interponendosi tra i carri ed il nemico. I gradaresi, ormai all'estremo delle forze, compirono un vero e proprio miracolo, riuscendo a fermare l'avanzata dei nemici per il tempo necessario a far entrare i carri nella fortezza. Anche io mi unì a loro guidandoli nella battaglia. Gli zoccoli dei cavalli facevano tremare la terra. Le lance si intrecciavano e si spezzavano. E le spade e i martelli d'arme si abbattevano con violenza sulle pesanti armature. Gli scontri si rivelarono duri e cruenti e numerosi furono i caduti ora nell'esercito di Sigismondo, ora in quello dello Sforza. Quando vidi i rifornimenti varcare il ponte levatoio delle mura di cinta, pensai: è fatto. Nulla potei fare, però, per evitare la punta della lancia che mi trafisse la spalla, togliendomi l'ultimo respiro. Rimasi esanime per diversi minuti tra il sangue mio e dei miei soldati, quando il mio corpo fu colpito da un'ultima piacevole sensazione: una fitta pioggia. Una pioggia che da lì a poco avrebbe bagnato ogni cosa, compresa la polvere da sparo dei nostri nemici, rendendo così inservibili le loro armi. Gradara, ancora una volta, era salva.